Guerrieri, guerriere, buongiorno. Quanto è importante la scelta di tempo nel Krav Maga? Quanto è importante nella difesa personale? Quanto è importante in qualsiasi altro sport da combattimento o attività che preveda un confronto non collaborativo? Vediamolo in questo video. E per inciso, se non sai di che cosa sto parlando, hai proprio bisogno di vedere questo video. Iniziamo col dire che la scelta di tempo è estremamente importante in qualsiasi contesto sportivo e in particolare in quei contesti in cui c'è un confronto di tipo fisico. Nella scherma, sin dai tempi più antichi, questo aspetto è stato trattato in modo molto approfondito. Faccio un esempio molto molto semplice per farti capire esattamente di che cosa stiamo parlando e del perché sia importante. Puoi immaginare il combattimento come una partita a scacchi. Ma cosa accadrebbe se questo combattimento fosse giocato da un giocatore che rispetta le regole e un altro che muove due pezzi alla volta? Anche se il giocatore che muove solo un pezzo alla volta fosse molto più bravo, è probabile, altamente probabile, che l'altro comunque avrebbe partita vinta. Molto spesso nell'immaginario delle arti marziali del combattimento si immagina che a una tecnica dell'avversario l'altro abbia una risposta e così via. E questo presupporrebbe un confronto simile a quello scacchistico. La verità è che questo è possibile solo se tutti e due sanno lavorare bene con quelle che sono le scelte di tempo. Se nel confronto sportivo questo aspetto è sicuramente complesso, nella difesa personale possiamo semplificare molto, perché presupponiamo che il nostro aggressore ragioni per quello che è un aggressore non allenato, un combattente non allenato, e che quindi utilizzi fondamentalmente due tipologie di scelte di tempo. Un ritmo che potremmo dire non connesso, cioè un attacco, una pausa e un altro attacco, e un ritmo cosiddetto naturale, a ogni attacco ne segue un altro, che è diciamo più comune. All'interno di questo schema noi dobbiamo inserire quelle che sono le nostre reazioni, utilizzando una scelta di tempo che si possa incuneare in quelli che sono gli attacchi, altrimenti semplicemente staremo continuamente ad aspettare il nostro tempo per poter contrattaccare, ma questo tempo non arriva mai. Potremmo addirittura dire che non si può non avere tempo di allenare la scelta di tempo. Fa molto Fabio Volo questa però, eh? Fa molto Fabio Volo. Esagerato.